Eccoci qua, ben trovati. Nuovo appuntamento con Brividi Gialli. Ciao Carlo, chi ci hai portato stasera? Ciao Furio, buonasera. Allora, oggi ci spostiamo in un'altra zona geografica perché abbiamo con noi Diego Di Dio, nato a Procida, residente a Formia, ma ha una caratteristica, è laureato in giurisprudenza con una tesi sull'editoria. Quindi Oh, già questo la dice bello. lunga, no? Che bello. Partiamo dall'inizio. Vai. Ecco perché, allora, Diego è un personaggio a tutto tondo, nel senso che fa una miriade di cose, sicuramente elencando, non me ne dimenticherò qualcuno, perché lui scrive libri a alta tensione, racconti a alta tensione, è un editor affermato, è docente di scrittura e di editoria, è il direttore della collana Aspetto e di Alter Ego Oh, Edizioni, sei ha fondato giovanissimo. un'agenzia letteraria. Esatto. Servizi Beh, direi che non hai mancato editoriali, nulla. agenze letterarie, anche Esatto. agenze Beh, non ti è letterarie. mancato niente. Cioè, tra 20 anni cosa racconterai? No, penso che tra 20 anni starò in pensione perché, considerando il ritmo del mio lavoro attualmente, penso che tra 20 anni non ci arrivo. Quindi starò a godermi i contributi che sto pagando ora. Per Ecco. cui, no, va bene, Carlo ha detto tutto, penso, sì, forse abbiamo perso qualcosina per strada, tipo, insomma, sai, no, poi, Cosa abbiamo perso? no, in editoria i titoli poi sono molto fluidi, perché, che ne so, io faccio l'editor, ed è vero, però faccio anche il correttore di bozze, sono anche redattore, insomma, quindi, però, si tratta di, comunque, funzioni molto simili tra di loro e interscambiabili, quindi, voglio dire, chi ha studiato editoria, e chi lavora in editoria, insomma, deve saper fare un po' di tutto, quindi va dalla correzione di bozze all'editing, poi nel mio caso c'è anche la direzione di una collana, la scrittura, l'insegnamento, quindi insomma, sì, un bel po' di cose. Insegni anche a scrivere. Ok, nì. La risposta è nì, perché è una domanda, come dire, che può dar luogo a una risposta che è tutto il contrario di tutto. Insegno la tecnica di scrittura, sì. E insegno a diventare scrittori? No, perché quello non lo insegna nessuno. E poi questo è un argomento, no, oggetto di molte diatribe, quindi scrittori si nasce, si diventa, i corsi servono, non servono. Diciamo che siamo in una zona grigia dell'editoria, perché abbiamo molte opinioni contrastanti sulla materia e soprattutto in Italia, dove i corsi di scrittura non sono così affermati come per esempio nel sistema anglosassone, dove la creative writing, quindi la scrittura creativa, è una materia di insegnamento universitario. Qui non lo è, anche se la Holder è diventata, mi pare, a tutti gli effetti un'università. Però diciamo che la scrittura creativa, facendo riferimento a un'attività che è lo scrivere, che per metà è arte, per metà è artigianato, secondo me ovviamente, può arrivare fino a un certo punto, ti può insegnare la tecnica, ti può insegnare i vari schemi della narratologia, i modelli narrativi, le tecniche più moderne della scrittura contemporanea, eccetera, eccetera. Ma il talento non te lo insegna nessuno. Quello o ce l'hai o non ce l'hai. Carlo, in che zona ci porta Diego stasera? Diego stasera ci porta in campagna, ci Oh. porta in campagna perché lui ha scritto tante cose, racconti, ha ricevuto veramente tanti premi e riconoscimenti, però credo che la cosa che gli ha dato un po' più soddisfazione e anche riscontri sia dal pubblico che dalla critica è un libro edito per Fanucci che è Fore Mora. Magari ce la fai vedere la copertina, Diego, di Sì, Fore, ce l'ho che è qua. una copertina molto particolare. Azzurra Forse, del lontano 2017. e praticamente questo libro che io ho letto diverso tempo fa è un libro veramente per certi versi sconvolgente e commovente, ambientato nei quartieri di Napoli, nell'hinterland, quello un po' più degradato, no? Appunto, e è un libro che ha tanti personaggi, ma ci sono due personaggi centrali. Alisa e Buba. Ecco, io vorrei cominciare chiedendo a Diego se ci dà magari qualche
piccola perla, riscontro su questo libro, e poi magari qualcosa di più su questi due personaggi che veramente sono tratteggiati in maniera molto puntuale e lasciano il lettore veramente ammirato quando leggi i passaggi che li riguardano. Vai Diego. Ok, innanzitutto grazie Carlo, perché sono contento che questo libro ti sia piaciuto e risale ormai al lontano 2017, nel senso che era in pratica il 2016, anzi il 2015. Io stavo lavorando a questo romanzo, volevo raccontare la vita di una donna, Lisa, catapultata nell'universo nero e camorristico di una periferia napoletana feroce, aggressiva, oscura, ma anche a suo modo contraddittoria, con dei lati di luce e dei lati oscuri, ovviamente, e avrei voluto raccontare una storia, diciamo, a metà strada tra, faccio un esempio, insomma, Gomorra e romanzo criminale, però dal punto di vista di una donna. Di una donna che non era vittima, cioè lo era stata, ma era a sua volta carnefice, perché Alisa, che è la protagonista del romanzo assieme a Buba, è un sicario. Lei è una donna che uccide su commissione, quindi per soldi, ed è stata addestrata in questo lavoro da un uomo Buba, che è a sua volta un maestro sicario, diciamo, quindi una macchina spietata di morte, che però anche lui a sua volta ha dei lati estremamente oscuri, contraddittori. È un appassionato di musica classica e letteratura, però al contempo uccide, quindi prova più emozione per una storia raccontata, per un romanzo o per l'opera, che non per una vita umana. Insomma, anche lui è estremamente contraddittorio. Lei poi è venuta da un passato di violenza. Come mai hai creato questo contrasto? Perché allora la mia intenzione era quella di un po' come hanno fatto le sorelle Giussani con Diabolico, no? Quella di prendere un personaggio moralmente negativo, quindi una persona che uccide per soldi non può essere moralmente condivisibile, però dare una tale giustificazione e complessità psicologica a questo personaggio, anzi a questi personaggi, perché sono due, da indurre il lettore a tifare per loro. Questa era stata inizialmente la mia sfida, cioè prendere due sicari, due persone che uccidono per denaro, e renderli protagonisti di una storia così tirata, così forte, diciamo così immersiva nella psiche di queste due persone, che il lettore a un certo punto avrebbe dovuto per forza tifare per loro. E diciamo che io ho fatto tutto questo prima ancora che la mia vera avventura in editoria cominciasse. Cioè sì, avevo una piccola agenzia, facevo qualche corso qua e là, però diciamo che saper scrivere, che la mia agenzia non aveva le dimensioni che ha adesso, non c'erano i corsisti che ci sono adesso, non c'erano i riscontri che ci sono ora. Quindi diciamo che ho fatto un po' tutto al buio. La mia intenzione era quella di costruire questo romanzo di rottura da un punto di vista esclusivamente femminile. Poi insomma, a forza di scrivere, a forza di lavorarci, di darlo, eccetera, un bel giorno, era l'inizio del 2017, decido che è arrivato il punto di mandarlo in giro per case editrici o agenzie letterarie. Dopo meno di un mese mi risponde Sergio Fanucci, il direttore della casa editrice Fanucci, mi dice che lo ha divorato in pochi giorni, gli è piaciuto moltissimo, lo vuole pubblicare e bla bla bla. Poi da lì è cominciato, diciamo, un processo di crescita che è stato esponenziale, perché poi dal libro sono aumentate ovviamente le recensioni, quindi la visibilità, quindi i corsisti, le persone che si sono iscritte ai miei corsi, poi a loro volta corsisti sono diventati lettori, quindi si è gioco crescendo tra la lettura di questo libro e anche dei altri miei racconti e la mia agenzia, come se fossero cresciuti parallelamente. Però tutto è partito probabilmente da Foremorra, perché senza quel libro non ci sarebbe stata poi l'impennata che dal 2017 in poi ci ha portato a crescere così tanto. Quindi diciamo che la mia veste di autore mi ha avvantaggiato in quella di editor, direttore di collana e insegnante, e viceversa. Diciamo che tutto è cominciato da lì. Tutta fantasia oppure riportato anche a qualcosa di reale? Allora, tutta fantasia sicuramente, però diciamo che questa fantasia, dato il tema molto forte, avevo bisogno di renderla estremamente credibile. Quindi per questo motivo ho passato tanto tempo, anzitutto a documentarmi su cose che non sapevo ovviamente, come, che ne so, il linguaggio dei camorristi, le prostitute sulla Domiziana, e poi ho passato tanto tempo a fare anche sopralluoghi nelle zone di interesse del romanzo. Quindi sono andato sulla Domiziana, sono andato a Poggio Reale, ho visitato le zone di Napoli, ho documentato, ho fotografato, ho scritto, eccetera. Quindi
L'impianto narrativo ovviamente è di fantasia, questo è chiaro, però c'è una fortissima documentazione dietro, perché il mio obiettivo era quello di far immergere completamente il lettore in una storia che doveva essere credibile e plausibile. Vai Carlo. Ecco, restando su questa, ci dici cosa significa il titolo? Perché questo non tutti sanno cosa significa fuori morra. In realtà non lo sapevo neanche io, perché vabbè, forse non si dovrebbe dire, però non l'ho scelto io, perché il mio titolo originale era un altro, era Io sono la morte. All'editore non piacque e disse vabbè, poi lo decidiamo insieme, eccetera. Un giorno mi chiama e dice guarda, abbiamo trovato il titolo che fa per te, Fore Morra. E io dico ovviamente che significa, perché non è italiano, no? Lui mi spiega che è dialetto avellinese, che vuol dire fuori dalla camorra in senso metaforico, può significare anche fuori posto, fuori tempo, come sono proprio i protagonisti di questa storia, che tutto sommato sono fuori posto, perché loro non lavorano per qualcuno di fisso, sono due mine vaganti impazzite che lavorano solo, diciamo, per loro stesse, avendo tanti committenti di volta in volta diversi, quindi insomma è come se si trovassero sempre fuori posto in un certo senso. Senti Diego, l'anno scorso hai curato come direttore della collana Spettri, ma anche perché era un'iniziativa che avevi in testa, un libro che ha un titolo particolare. Hai coinvolto 12 autori, quindi racconti, sì. E si chiama Delitti di Dio, quindi giochi col tuo cognome e con crimini che hanno come vittime o comunque come situazioni il mondo ecclesiastico, no? La Chiesa, eccetera. Sì. Ecco, è un'esperienza che ripeteresti? Allora, ecco qua il libro, così, Delitti di Dio dell'alter ego. Allora, sicuramente è un'esperienza che ripeterei, anzi noi la vogliamo ripetere, perché come direttore di collana io ci tenevo a produrre un'antologia all'anno che raccogliesse alcune delle firme più importanti del panorama giallo thriller d'Italia, incentrato ovviamente su un tema forte, su un tema magari foriero di diverse sfaccettature, riflessioni, un tema sul quale ogni autore potesse affermare la propria idea o la propria cifra stilistica. Con Delitti di Dio è stato ovviamente il binomio tra crimine e chiesa, e ha suggerito varie sfumature a tutti questi autori, che hanno dato un'interpretazione di questo concetto completamente diversa. Quindi sono 12 facce, diciamo, dello stesso concetto, perché ogni autore ha una propria sensibilità, un proprio trascorso, una propria cifra stilistica, e quindi ognuno ha dato la propria visione di questo binomio. Però di temi interessanti ce ne sono tanti, e io già ne avevo suggerito qualcuno. Purtroppo, come sappiamo, la situazione Covid ha reso tutto difficilissimo, perché a dicembre 2020 sarebbe dovuto uscire un'altra antologia con altri autori importanti e blasonati del panorama giallo italiano, ma ovviamente tutti i programmi editoriali sono saltati. Quindi, insomma, il progetto è stato rimandato, spero, al 2021, se non succede qualcos'altro nel frattempo. Però, insomma, l'intenzione era di farne uno all'anno, però purtroppo la situazione adesso è quella che è. Incrociamo le dita, ci usciamo da questa situazione. Certo. Il binomio chiesa delitto è una cosa intrigante. Mm-hmm. Sì, allora guarda, la mia intenzione originale era quella di festeggiare, tra virgolette, il mio nuovo ruolo di direttore di collana, creando un'antologia che potesse raccogliere autori veramente importanti, dato che io ho tanti amici autori comunque che vengono come me dal giallo Mondadori, eccetera, eccetera, sapevo di avere comunque una base fondamentale sulla quale costruire questo progetto antologico. E dovevamo trovare un tema forte. Diciamo che parlando con i vari autori ci è venuta in mente la possibilità di incentrare questi racconti gialli sul binomio delitto-chiesa, sì, ma senza nulla di anticlericale o di sfacciatamente anticlericale. Cioè l'obiettivo non era quello di criticare in qualche modo la Chiesa, lo si può fare, ma non era quello il luogo e non era quello il posto. Quindi io volevo che questi autori, con il loro talento, con la loro creatività, potessero mettere insieme questi due concetti, il delitto, quindi il crimine, il giallo, l'indagine, e la Chiesa, inteso come ambiente ecclesiastico, come fede, come rapporto tra uomo e Dio, e farne qualcosa di valido, qualcosa di bello. E devo dire che sono usciti fuori 12 racconti,
veramente bellissimi, ma completamente diversi l'uno dall'altro. Si va dalla spy story al giallo ambientato, al giallo storico ambientato in un monastero, al romanzo post-apocalittico, al racconto comico su una figura imbarazzante e goffa di un prete. Insomma, ci sono veramente 12 sfumature completamente diverse su questo binomio delitto-chiesa. Vai, Carlo. Io volevo chiedere a Diego, intanto, se ci dice, così ma molto sommariamente, cosa fa l'agenzia Saper Scrivere, e poi ti chiederei quale consiglio daresti a uno scrittore, ovviamente neofita, che si avvicina al genere giallo per non commettere gli errori classici che si commettono nell'andare a delineare un'inchiesta o cose di questo genere. Guarda, comincio dalla seconda perché è più facile. Perché avendo molti studenti, io ho quasi una cartina di tornasole sugli errori più frequenti che fanno dell'esordiente, che in un certo senso spesso si ripetono. Quindi diciamo che ho sotto mano tanti ragazzi, tanti uomini anche, le donne che seguono i miei corsi, e quindi spesso volentieri commettono gli stessi errori, per cui mi trovo a fare una sorta di statistica sugli sbagli più comuni dell'autore esordiente. Sul giallo thriller noir io ho tre consigli dai quali secondo me non si sfugge. Prima di tutto, leggete sempre. La lettura è imprescindibile. Leggete i maestri del giallo del thriller, ma anche i più importanti autori contemporanei del giallo del thriller. E poi ovviamente non leggete solo il giallo thriller, leggete anche altro. Aprite la mente, abbiate comunque un portfolio di libri e di autori piuttosto vasto. Perché la prima cosa che va stimolata nel giallo thriller è la creatività, l'inventiva e soprattutto il fatto di non copiare cose che già hanno fatto altri. Quindi bisogna comunque essere preparati in questo settore, sapere chi sono i principali autori del genere, sia del passato sia del presente. Questo è il primo punto. Il secondo punto, che è comunque un terreno sul quale moltissimi cadono, è la mancata documentazione. Cioè il giallo e il thriller è comunque un terreno molto labile, friabile, perché sono tantissimi gli errori che un autore può commettere a livello di procedure investigative, a livello di credibilità della trama, a livello di ruoli che vengono occupati dalle persone. Magari, per dire la prima scemenza che mi viene in mente, non si sa la differenza tra commissario, vicequestore aggiunto, ispettore, carabinieri e polizia di Stato, come se fossero la stessa cosa. Quindi la seconda regola fondamentale è la documentazione. So che è una cosa che fa perdere molto tempo e molte energie, però pazienza, si deve fare. Quindi non solo leggete libri, manuali, indagate, eccetera, ma anche andate a chiedere. Cioè proprio alzate la cornetta del telefono e chiamate un professionista del settore che può aiutarvi a capire certe dinamiche. Un commissario, un ispettore, un medico legale, un agente della scientifica. Trovate il modo di parlare con gli operatori del settore. Perché poi queste cose, quando sono verosimili e credibili, dal tessuto del testo si evincono, cioè la credibilità finisce per impregnare tutta la trama e il lettore lo apprezza. La terza cosa è non necessariamente seguire dei corsi, perché non è detto che un autore, per migliorare o per scrivere qualcosa di valido, debba seguire per forza un corso. Però magari, se sei un autore alle prime armi che non ha questa grande esperienza a livello editoriale, fatti seguire comunque da un professionista esterno, per esempio da un editor di professione, per esempio da un altro scrittore affermato che può darti consigli importanti nel settore. Io comunque, prima di insegnare, di avere l'agenzia eccetera, ho a mia volta seguito molti corsi e ho seguito i consigli di molti editor, da Francoforte a Leonardo Luccone eccetera. Quindi insomma, nel corso del tempo ho incamerato e canalizzato l'esperienza di chi era venuto prima di me e di chi era più bravo di me. Quindi questi sono i tre consigli che mi sentirei di dare agli aspiranti autori di genere. Per quanto riguarda la prima domanda, era l'agenzia. Allora, noi con Saper Scrivere attualmente siamo 9, diciamo io, socio e vari collaboratori occasionali. E noi allora, anzitutto svolgiamo l'attività classica di qualunque agenzia letteraria, quindi facciamo scouting, selezioniamo i testi più validi e meritevoli, cioè i testi che noi riteniamo più validi e meritevoli del panorama editoriale, e facciamo da intermediari tra un autore e la casa editrice. Questo è il ruolo principale di un'agenzia, andiamo a fare da intermediazione editoriale tra gli scrittori e le case editrici. Dall'altro lato facciamo tutta un'altra serie di cose, facciamo i corsi, facciamo servizi editoriali per privati,
collaboriamo alla stesura di libri sia per case editrici sia per autori in self, quindi che pubblicano privatamente su Amazon o su altre piattaforme. Insomma, facciamo veramente un po' di tutto. Pagine social. Allora, abbiamo la pagina Facebook Diego Di Dio Agenzia Saper Scrivere, la pagina Instagram che ha lo stesso nome. E dovremmo avere, mi hanno consigliato i vari social media manager con i quali ho a che fare, mi hanno consigliato anche di investire su Twitter, non so su cos'altro, ma il tempo è un po' tiranno, quindi penso che a breve dovrò affidare la gestione delle pagine social a chi lo fa per lavoro. Questo poi è un altro argomento molto importante che ci fa capire quanto oggi la pubblicità social sia fondamentale. Assolutamente sì. Vai Carlo, concludi, accompagnati all'uscita. Io intanto ringrazio Diego perché con lui si potrebbe parlare veramente per giornate intere. Io ho avuto la fortuna di andare a mangiare con lui in occasione di qualche festival librario che purtroppo Arrivava a Roma, PLPL. ecco, devo dire, però una domanda te la devo fare, cattiva. Vai. Quando esce il nuovo libro? Oh. Questa è una bella Questo domanda. Pure lo sto aspettando. io lo sto aspettando, purtroppo senza diciamo andare nei dettagli, il libro era pronto già da un po' di tempo, un po' per il Covid, un po' per modifiche di piani editoriali, di programmi, eccetera. Il sequel di Foramor, perché poi alla fine è un libro a sé stante, però concettualmente è un sequel, sarebbe dovuto uscire un anno e mezzo fa, ma non è stato così, per vari motivi. Quindi ora sto cercando di riorganizzarmi e vedere quando, come e con chi uscirà, perché il libro è pronto, editato, rivisto, corretto, aspetta solo di essere pubblicato. Quindi Bene, speriamo bene, cominciamo le dita, insomma. assolutamente sì. Allora io ti dico grazie mille, Grazie a attendiamo voi, ragazzi. l'uscita del libro. Grazie Carlo, ai prossimi brevi di gialli Grazie Furio. e grazie Grazie davvero. ragazzi, grazie a voi. Ciao. Buona serata. Ciao. Ciao, buona serata.